Benvenuti in questo nuovo video della serie CTM. Nello scorso episodio siamo riusciti a portare a casa la lana lime e abbiamo saltato la lana gialla. Quindi in questo episodio dovremo andare a prendere la lana gialla che abbiamo tralasciato. E stavo pensando, quindi noi abbiamo fatto il secondo dungeon su tre di quella intersezione ed era abbastanza facile. Se va per difficoltà, in teoria quello che andremo a fare oggi è più facile. Dimmi che funziona e che non va. Vediamo. A posto. Ok. Così almeno abbiamo. Queste prendiamo tutte allora. Vediamo che la crafting table. Il letto può stare anche qui perché abbiamo lo spawn qui ancora noi. Quindi sì, ci sta. Allora, oggi andremo a fare. Noi abbiamo fatto quello tutto dritto in teoria. Abbiamo fatto la città segreta. Qui ci è rimasta quella con la bedrock. E quella col Nether, secondo me, qui in questo dungeon ci sarà l'intersezione. Bedrock, tra i tre più importanti, secondo me. Il Nether. E mi spaventa un po' il Nether. Però, boh, non lo so, andiamo nel Nether. Allora, torci, mettiamole qui. Anzi, facciamo così. E mettiamo giusto una torcia qui per fare un po' di luce. E almeno una spada in ferro dobbiamo farcela. Non ci penso. Poi non ho manco posato l'oro che avevo preso nella stanzetta dei pillager. Allora, non ci sono i piglin, giusto? Ce l'ho a pezzi d'oro. Quindi alla fine sarebbe cazzo tutto a pennello. Vediamo un po'. Dimmi di no, siamo tutti felici. Anzi, sono felice io. Fammi scendere qui. Ok, ed è quanto c'ho per fare una scaletta. Ok, così almeno nei casi di emergenza risaliamo. Qui per forza un pillar, sì. Non mi va di fare la scala. Però secondo me questo è Netherrack. Si spacca velocemente. Allora, mettiamo l'oro in mano perché non si sa mai. Dove. Dove? Non c'è un indizio. Non c'è. No, un indizio. Tracce di qualcosa. E tre ci sono scheletri allora. Però non è il vero Nether. Vittoria. Mettiamo una torcia qui da metto così almeno capiamo un po' da dove. Ah, secondo me. Boh, potrebbe esserci un'intersezione qui allora se è così grande. Però in quella della bedrock non c'è, c'è solo la lana. Da una parte è meglio perché giocare con la bedrock non mi piace. Metti caso poi ti chiudono dietro, non puoi scappare perché giustamente non la puoi rompere. E comunque che brutto andare in giro con la spada in legno. Questo non so cosa siamo, togliamolo. No, 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 no. Brutti, brutti, brutti. Brutti, 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 no, 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 brutti, voi siete proprio brutti. Niente, ci dobbiamo muovere alla vecchia maniera. Con il legno, che giustamente ne abbiamo in quantità industriale, ci possiamo permetterci di. No! Ma tu da lì devi rompere da laggiù, tu. Non hai niente da fare. Dai, 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 questo scudo. E boh, proviamo lì. Con qualcosa troveremo. Non sarà così gigante, spero. Che altri blocchi? Non abbiamo altri blocchi oltre questi due blocchi di terra. Bene. Comunque stiamo sprecando una miniera di legno assurda in questa serie. Poco. Allora, e questo preciso. Quindi o c'è qualcosa qui o moriamo qui o c'era qualcuno pure sopra. No, a caso proprio. No, prendi la rosa. La gialla dov'è? La gialla allora, questa allora, scusate, no,
Questa è la rosa. Questa vuol dire qui c'è l'intersezione. È per forza. Ma è spada, non è nulla. Torniamo a casa. Posiamo la lana. No. No, sta cosa, no, non mi piace. No. Via, 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 via. Allora, torniamo a casa. Easy sto dungeon comunque. Cioè, non attacca nessuno oltre gli scheletri del Wither e quel Blaze dietro che rompeva. Però il problema è che mo sarà trovare la. Come si chiama? L'intersezione dobbiamo trovare, che è stata dall'altra parte. Geronimo! Devo smettere di fare Geronimo io comunque. Perché ci voglio soltanto. Sì, ci voglio soltanto. Allora, da dove siamo? Di qua. Non abbiamo blocchi? Senti, io qui chiudo, se almeno non ci troviamo tutte sorprese. E a posto. Lana più facile della serie. E l'abbiamo trovata subito. Dov'è casa? Super, no. Calmo. Di qua. Sopra. Non so minimamente dov'è casa. Ed è un bel problema. In teoria ho messo una torcia mia. Vediamo se. Non c'è la torcia. C'è la torcia, ok. È sopra. Dai, Blaze. Ma dato. Come ha fatto a prendere tutti quei danni? Vabbè, sono morto. GG! Allora, ragazzi, ma mi devo togliere da qui. Mi devo togliere. Allora, ho fatto la scaletta. Eravamo praticamente a fianco. Cioè. Abbiamo perso i panini. Abbiamo perso. Praticamente tutto. La rana no perché ecco. Comunque. Il pico manco. Mamma mia. E in teoria è fatta. Dimmi che non ci sono mob normali qui, le prego. Però comunque a portata a casa in pratica. E a sto punto azzarderei andare all'altro dungeon. E secondo me possiamo portare la lana di quel dungeon a casa. Vediamo un po'. Con la bedrock vediamo un po' che cosa si sono inventati questi. Sì, no. Portiamo a casa la lana e concludiamo l'episodio. Cioè a casa, al monumento. Ormai è abitudine a casa. Andiamo subito prima che moriamo perché la vedo brutta qui. Creeper. Ah, strano. Di solito ci sono. Ok, lana rosa. Abbiamo preso probabilmente due lane su tre della nuova intersezione. La più facile? No. Abbiamo preso quelle più difficili. Ah, lana rosa presa. Poi, quattro smeraldi e il diamantino, ottimo. Prossimo episodio, lana gialla. Quello è il nostro unico obiettivo. L'intersezione, se la troviamo, bene. Se no, andiamo direttamente alla lana rossa. Facciamo intersezione e lana rossa, mi sa. Non lo so, mo vedremo. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per continuare questa serie. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella!